Amici di Cose dell'Altro Cheo, buon pomeriggio, guardate che bella questa capretta, una camosciata delle Alpi, che fai, mi dai baci? Siamo a Frassinoro, siamo in compagnia di Romano, ciao Romano, allora Romano che bella che è. Allora, Frassinoro, in provincia di Modena, terra matildica. Un posto meraviglioso. Certo, noi qui siamo in un borgo del Settecento, in località Casa Abadina, in una località veramente molto molto bella. Un po' abbandonata, un po' sperduta, ma molto bella. 1200 metri d'altezza? 1200 metri d'altezza, esattamente. Senti, adesso noi le abbiamo anche qui, però ne hai tante altre che sono in questo momento sono fuori, all'aria aperta. Esatto. E cosa mangiano? Mangiano tutto quello che produciamo noi. Che razza è? È una razza simpaticona, dolce, docile, guardala. Questa è una razza, la Camosciata delle Alpi, detta anche Alpin. Tutte le nostre capre sono iscritte al libro genealogico, mangiano esclusivamente quello che produciamo noi, quindi il nostro fieno, oppure pascolano libere nei prati. Perché alcune hanno le corna e altre non le hanno? Ah, è una casualità, alcune nascono con le corna, altre senza. Quindi come le persone nascono bionde e altre brune, quindi alcune capre nascono senza corna. Allora, tante capre femmina come questa qui, e quanti maschi? Di becchi mediamente un becco ogni 25-30 capre. Tu quante ne hai? Capre sono circa 350 e abbiamo una quindicina di becchi. Senti, però tu non è che sei proprio emiliano-romagnolo. No. Tu c'hai più un accento... Piemontese, ecco. Sono, per la precisione, moregalese, trapiantato in Emilia per amore. Per amore? E per questo abbiamo le capre. Ah, certo. Qui c'è la tradizione della pecora, nella parte dove vivevano i bizantini, e il maiale dove vivevano i longobardi. Le capre sono una cosa un po' anomala. Un po' vostra sopra e fate un ottimo formaggio. Esattamente. Allora, questo è anche il momento della mungitura. Allora, facciamo una cosa, io questa la do a te momentaneamente, mi sposto e mi dovresti però preparare anche magari e farmi vedere tutti i vari formaggi. I formaggi che facciamo. Intanto vado alla mungitura. A dopo. E ora andiamo. Vai. Andiamo. Andiamo. Vabbè, queste vanno bene. Andiamo. Riccardo, eccoci qui. Avevano proprio voglia di venire qui ed essere munte. Che belle che sono e poi soprattutto quanto sono buone. Bellissimo. Ciao Riccardo, benvenuto a Cose dell'Altro Cheo. Grazie. Allora, momento importante e fondamentale è proprio questo, quello della mungitura. Ah certo, è uno dei momenti fondamentali della nostra giornata lavorativa. Allora, che fanno? Loro vengono qui all'interno di questa, diciamo, giostra, chiamiamola. Esatto, ne mungiamo 12 ogni squadra, diciamo. La mungitura la effettuiamo al mattino alle 3 e al pomeriggio alle 3. Questo perché... Mandando le capre... Diciamo che oggi l'avete fatto per noi, che avete fatto un po' di ritardo. Mandando le capre al pascolo, questo tipo di capra, la camosciata, ha le mammelle che potrebbero, diciamo, con i rovi, con le spine che possono esserci nei boschi oppure nei prati, potrebbero rompersi le mammelle, per cui le mandiamo a mammelle, diciamo, sgonfie, anche se il termine non è giusto, quindi senza latte, prive di latte, per avere la possibilità poi di avere meno problemi. Chiaro. Senti, che cosa avete messo? Cos'è questa schiuma? Questo è la schiuma che serve per il lavaggio delle mammelle. Quindi viene lavata, asciugata, poi viene effettuata la mungitura. Ho capito, con questo macchinario. Con il macchinario, sì. Quanto latte si produce da una capra? Beh, diciamo che sono diverse, dipende dall'età della capra. Una primipara, cioè di primo parto, può arrivare a 3 litri a giornata, mentre
una capra adulta, quindi nel pieno della sua potenzialità lattifera, abbiamo delle eccellenze che arrivano anche a 8 litri. 8 litri addirittura? Esatto. Senti, problemi di mastite ne avete? No, diciamo che facciamo molta prevenzione, per cui problemi di mastite ne abbiamo veramente pochissimi proprio. Allora, adesso sono proprio curioso, andiamo insieme, andiamo a assaggiare i formaggi? Certamente. Andiamo. Sente già il profumo. E allora adesso parliamo dei formaggi erborinati, che in realtà non c'entra niente con l'erba. Assolutamente no. Cioè, uno va a pensare magari quelli col fieno, e invece non è così. No. Perché? Erborinati perché hanno all'interno le muffe, in questo caso il Penicillium roqueforti, e il termine erborinato deriva da una parola del dialetto lombardo, erborin, che vuol dire prezzemolo. Quindi forse sembra che abbiano delle erbe, ma in realtà è una muffa naturale. Romano, anche se siete partiti da pochissimo, avete vinto già molti premi. Sì, abbiamo vinto premi sia per lo yoga che per i formaggi, oltre all'Oscar Green regionale l'anno scorso. Ah, che bello. Allora, questo quanto è stagionato? Circa 4 mesi questo. Perché ha tutti questi buchi? Tutta la lavorazione è manuale, compreso, oltre alla salatura, anche i buchi che vengono fatti per mettere in contatto la parte interna del formaggio con l'esterno, in modo che lo scambio dell'aria favorisce lo sviluppo delle muffe. Quindi va a sviluppare le muffe. Questo quanto è stagionato? Questo circa 7 mesi. 7 mesi questo? Questo 4 mesi. Questa è una robiola a lavorazione lattica, poi abbiamo una caciotta muffettata e una caciotta tradizionale, un tomino e una caciotta un pochino più grande. Scusami, questo assomiglia tanto, tu che arrivi dalla parte di Cuneo, esatto, sembra tanto a quel formaggio particolare, esattamente, il Castelmagno. Esattamente, una lavorazione esattamente molto simile. Assomiglia? Assomiglia, è una lavorazione simile, acido presamica e stagionato circa 7 mesi. Allora, io vorrei tanto assaggiarli, però devo andare. Allora, innanzitutto vi faccio un grande in bocca al lupo. Ne abbiamo bisogno. Ecco. E allora, adesso però questi formaggi già sono ottimi e buonissimi da soli. Però se qualcuno mettesse magari una goccia di un prodotto, di un'eccellenza nazionale, forse sarebbero ancora più buoni. Esattamente. E io adesso vi faccio vedere come si fa, dall'inizio alla fine. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Ciao, a presto. Ciao. Ciao.